Buonasera e benvenuti a questo nuovo appuntamento con le videoconferenze dell'Accademia Petrarca. Questa sera abbiamo come gradito ospite relatore il dottor Fulvio Ducci, che è direttore di ricerca associato presso il Centro di Ricerca Foreste e Legno, CREA, di Arezzo. Dottor Ducci è già stato ospite varie volte in passato, delle nostre conferenze. Ricordo l'ultima che si è tenuta nel giugno scorso, nell'ambito delle conferenze sulle pandemie. Il dottor Ducci affrontò un tema particolare, quale quello delle pandemie nel mondo vegetale. Fu una conferenza veramente che destò molto interesse, anche perché si trattava ovviamente di nozioni sconosciute a molti. Questa sera ci parlerà del salvataggio e del recupero di una specie vegetale, l'abete dei nebrodi, quindi una specie che viene dalla Sicilia e che rischiava di scomparire e che è stata invece salvata dagli studiosi, dagli scienziati che operano ad Arezzo. Quindi è un argomento di particolare interesse anche perché rientra nella più vasta tematica dell'ecosistema, della tutela ambientale e quant'altro, che è di strettissima attualità. Ricordo che si può intervenire alla fine della videoconferenza per fare domande, chattando, negli appositi spazi su Facebook e su YouTube. Sarà poi possibile rivedere integralmente la videoconferenza appunto su YouTube, su Facebook e anche nel sito dell'Accademia Petrarca che ricordo è www.accademiapetrarca.it. Ricordo anche che il prossimo appuntamento sarà il 9 aprile, venerdì 9 aprile alle 17. In quell'occasione, nell'ambito delle manifestazioni organizzate dall'Accademia per celebrare il settimo centenario dalla morte di Dante Alighieri, il nostro socio, professor Luigi Fienga, già ordinario di letteratura italiana e latina nel Liceo Classico Francesco Petrarca di Arezzo, parlerà su Dante e Manfredi. Dante incontra Manfredi, il titolo esatto, Purgatorio, terzo canto, versi 103-145. Lascio la parola al dottor Ducci, ringraziandolo di essere sempre disponibile ai nostri inviti e a noi fa molto piacere questo. Prego, Fulvio. Buonasera a tutti, sono io che devo ringraziare perché ci viene data la possibilità di far vedere e dimostrare il nostro lavoro a tanta gente che può essere interessata e che può informarsi quindi di quello che stiamo facendo. Il titolo sembra un po' strano, Abies nebrodensis, che è una specie di abete che cresce in Sicilia, e che vedremo ha subito varie vicende. Non siamo i soli a lavorare su questo, ci sono tanti altri istituti di ricerca che lavorano su questo, prima di tutti quelli siciliani, soprattutto dell'Università di Palermo, poi anche altri istituti del CNR e poi ci siamo noi che abbiamo una lunga tradizione all'istituto, quello che era l'Istituto Sperimentale per la Selvicoltura di Arezzo. Una lunga tradizione che parte addirittura da prima degli anni 60 su questo argomento. La storia inizia molto tempo fa, tutto quanto inizia molto tempo fa. Siamo più o meno alla fine dell'ultima grande glaciazione del Quaternario, tra i 20 e i 18.000 anni fa, quando ancora le calotte glaciali coprivano gran parte del nord Europa e gran parte dell'arco alpino e in parte anche dei Balcani. Se si può vedere in questa cartina, appunto si individuano bene le delimitazioni dei ghiacci permanenti, che erano circondati, siccome la vegetazione era scesa, cioè tutte le fasce climatiche e anche le fasce
fitoclimatiche, quindi tutte le associazioni vegetali, gli ecosistemi, gli habitat si erano spostati verso sud, per cui ci ritrovavamo un'Europa in cui dominava nella parte centrale un ambiente di tipo steppico, tundra, la calotta glaciale che copriva le Alpi o gran parte delle Alpi e steppe o piccole porzioni di foreste che si trovavano sparse sempre più a sud. In particolare in tre aree, l'area che oggi corrisponde ai nostri Balcani e alla penisola anatolica, quella che diventerà meglio delineata la penisola italiana e quella iberica, sì, molte specie forestali, anche arboree, arbustive, hanno trovato rifugio durante questo periodo in queste zone. Addirittura molte sono scomparse. Tutta la diversità che noi vediamo in America, per esempio, si è potuta salvare perché le specie hanno potuto migrare verso sud, salvandosi e occupando spazi sempre più a sud, molto più confacenti a loro dal punto di vista climatico. Da noi, in Europa, quella che sarà l'Europa, diciamo, non c'è stata questa possibilità perché il mare costituiva una barriera e quindi alcune specie più delicate si sono semplicemente estinte se non hanno trovato dei rifugi anche localizzati. Per cui la nostra flora rispetto a quella americana, per esempio, è molto più povera. Comunque, nonostante tutto, c'è stato un grosso addensamento di specie forestali anche, quindi arboree e arbustive, nei margini meridionali di quella che oggi è l'Europa. Già 8.000 anni fa, con la fine della glaciazione, le foreste hanno cominciato a riespandersi verso nord e già 8.000 anni fa, quindi, la foresta mista temperato fresca fino a qualche secolo fa copriva tutta l'Europa, già si era espansa verso nord. La taiga ancora permaneva, la taiga sarebbe la foresta mista di conifere e poche latifoglie che ancora ritroviamo ad esempio in Finlandia o nella penisola scandinava o in gran parte della Russia e della Siberia alle latitudini più elevate. Ecco, a quel tempo era ancora abbastanza spostata verso sud e si cominciavano a vedere i primi segni della macchia mediterranea, della foresta mediterranea. 5.000 anni fa la cosa si era ancora più evoluta e cominciava poi a prendere la fisionomia che ci ritroviamo oggi. In questo contesto un gruppo di specie si era attestato anche qui nei margini meridionali dell'Europa. Parlo degli abeti, del gruppo degli abeti, gli abeti cosiddetti mediterranei, di cui fa parte anche l'Abies nebrodensis. Qui vediamo come sono tutt'oggi distribuiti questi abeti in quelli che vi dicevo prima erano aree rifugio nel periodo glaciale e che sono rimaste proprio per questa ricchezza che vi si era accumulata, sono rimasti, come si dice, degli hotspot di diversità, di biodiversità, non solo come numero di specie, che addirittura mediamente è superiore 5 volte a quello che troviamo nel nord e nel centro Europa, ma anche dal punto di vista genetico, perché le specie, permanendo a lungo in queste zone, hanno potuto sviluppare forme di adattamento molto diversificate. Abies nebrodensis si trova in Sicilia e è una di queste specie di abete che si è differenziata nel tempo rispetto probabilmente a una specie ancestrale molto antica che copriva appunto queste fasce climatiche. Oggi ci ritroviamo ad avere per esempio l'abete di Nordman nell'Anatolia ma verso il Caucaso, l'abete di Burmese equitroiani, quello del cavallo di Troia, almeno si pensa che sia stato utilizzato quello, l'abete greco, l'abete bianco, questa fascia arancio, l'abete dei Nebrodi. In Nord Africa esistono 2 abeti che sono l'abete della Numidia e l'abete del Marocco e un abete spagnolo molto affine a quello del Marocco. Vorrei, prima di entrare ancora di più in profondità,
che siccome penso che non tutti siano a conoscenza delle differenze, che noi chiamiamo abeti due specie diverse, due generi diversi. Uno è quello che sono gli abeti che afferiscono al gruppo degli abeti bianchi di cui parliamo oggi. L'Abies nebrodensis appartiene al gruppo degli abeti bianchi. È caratterizzato da aghi non pungenti, disposti a spazzolino, a scolino, e si riconosce molto bene perché presenta dei coni, degli strobili, delle pigne che sono erette e che si sfaldano a maturazione, lasciando cadere i semi, dove rimane appunto una resta centrale. L'abete rosso invece ha le pigne pendule che rimangono intere e si aprono lasciando cadere i semi. È una specie che non cresce negli Appennini, l'unica stazione naturale si trova all'abetone, all'Alpe delle Tre Potenze, e mentre invece è a distribuzione soprattutto centro-europea e alpina. L'abete bianco invece è più meridionale, ha un comportamento distribuito in climi meno continentali, invece più oceanici, vale a dire più umidi. Inoltre è l'abete che troviamo negli Appennini. A Camaldoli, a Laverna, c'è l'abete bianco. Nel sud Italia c'è l'abete bianco. L'abete dei Nebrodi è caratterizzato poi da particolari, scusate il gioco di parole, particolari caratteri da cui già si vede, già dal punto di vista morfologico, si vede quanto sia affine più agli abeti nordafricani e orientali come l'abete greco. Già a livello morfologico, uno dei caratteri distintivi, ad esempio, è la disposizione dei canali resiniferi. Vedete questi fori nella sezione degli aghi? Questi sono canali che portano la resina, sono canali resiniferi. Nelle specie orientali e nordafricane, come l'Abies numidica, sono disposti tipicamente in posizione marginale sulla pagina, rispetto alla pagina inferiore dell'ago. Questo è Abies nebrodensis, vedete la disposizione marginale rispetto all'abete di Grecia e all'abete numidica, l'abete numidico di Algeria. Ha i coni che tipicamente si sfaldano e, come l'abete greco, ha anche le gemme resinose, mentre gli abeti, l'abete nostrale, l'abete bianco nostrale, non ce l'ha. Come si sono originate queste specie in passato? Probabilmente, come dicevo prima, si sono originate da un abete ancestrale che nel corso delle varie glaciazioni ha trovato rifugio nell'area mediterranea. Nei periodi interglaciali, cioè nei periodi intermedi tra una glaciazione e l'altra, ci sono stati dei movimenti di queste specie. Si è riespanso verso nord e, andando verso nord, ha lasciato dietro di sé popolazioni isolate, magari ad alta quota, dove il clima ancora era sufficientemente ad abete. È quello che ancora oggi c'è. Dove lo troviamo nell'Appennino? Ad alta quota. Un tempo, magari, quando il clima era più freddo, si trovava anche in pianure, le popolazioni di abete potevano migrare o comunicare tra di loro. Rimaste isolate, queste popolazioni hanno cominciato a differenziarsi, incrociandosi sempre tra di loro, hanno fatto sì che molti caratteri si siano fissati e piano piano c'è stata una divergenza, come si dice, adattativa, che le ha portate a differenziarsi prima in maniera non troppo evidente, poi sempre più avanzata e assumendo delle caratteristiche proprie che le ha portate poi alla classificazione in specie differenti. La speciazione può avvenire anche a salti improvvisi, di solito per mutazioni, ma in genere non è il caso per questo tipo di specie forestali di abeti. Dal punto di vista genetico sono state fatte moltissime analisi e per esempio questa è un'analisi fatta con il metodo degli isenzimi già molto tempo fa, ma già mostrava le relazioni che questo abete ha con gli abeti del gruppo dell'abete bianco della Calabria
Questo sono gli abeti del gruppo sempre della Calabria e del centro dell'Appennino centrale, e vedete le reazioni perché condivide alcuni geni con l'abete di Numidia, l'abete algerino, e appartengono tutti insieme, abete bianco, abete di Numidia e abete dei Nebrodi, risultano appartenere a un ceppo a cui fa capo anche l'abete di Cefalonia, che sarebbe l'abete greco. Qui vedete addirittura la collocazione più distante rispetto alla Calabria della nostra foresta della Verna, di Campigna, di Paularo, Camaldoli, e da qui invece inizia l'avvicinamento alle popolazioni più meridionali del Pollino, della Sila, l'Aspromonte, e così via. Vallombrosa stranamente ricade insieme alla Calabria, ma si è scoperto che è una foresta artificiale in cui gran parte delle piantagioni sono state effettuate con abete della Calabria. Qui vediamo la posizione sempre fatta utilizzando questa volta analisi sul DNA. Si vede un albero filogenetico in cui si vedono i rapporti dell'abete dei Nebrodi con le popolazioni italiane, rispetto quindi alle popolazioni alpine, quelle dell'Italia meridionale e centrale, e le altre popolazioni delle Alpi orientali e occidentali. Vedete bene come si distingue, come si è differenziata questa specie in una cosa veramente a sé stante. L'abete dei Nebrodi si trova in Sicilia, come abbiamo detto, ma a dispetto del nome cresce sulle Madonie. Oggi, insomma, l'unica popolazione rimasta è le Madonie. Probabilmente un tempo era molto più espanso in tutta la Sicilia, sicuramente era sui Nebrodi e tutte le montagne che sono piuttosto alte in Sicilia, quindi con clima adatto. Ha subito sicuramente la pressione antropica dovuta al fatto che in Sicilia ci si sono succedute moltissime civiltà, e sicuramente a partire dai Fenici, ai Greci, gli Arabi e tutti gli altri hanno attinto alla grande, se non altro per costruirsi le navi e per costruire tutte le città e le colonie che vi sono state stabilite. Qui si scende ancora più nel particolare. Questa è l'area delle Madonie, dove esiste un parco, e in particolare la zona si chiama Vallone della Madonna degli Angeli. È un vallone posto a circa 1700-1800 metri sul Monte San Salvatore e a cavallo con altre montagne intorno, dove appunto per secoli la pressione antropica dovuta al pascolo, oggi al turismo anche, agli incendi che periodicamente, come in tutti gli ambienti mediterranei, si ripetono, e al fatto che questo legname di pregio per quei tempi sia stato usato a lungo, ha fatto sì che la specie si sia ridotta solo, si sia attestata solo in questa zona, un'area di circa 150 ettari, con piante sparse qua e là, un'area, come vedete, estremamente difficile dal punto di vista ambientale, dove la copertura forestale che potrebbe proteggere l'habitat è molto ridotta. Qui sono foto che risalgono del nostro istituto, del nostro archivio, che risalgono agli anni 60, quando venivano fatti i primi inventari sistematici della popolazione. Vedete, questi numeri rappresentano singole piante sopravvissute, sparse, sopravvissute probabilmente perché era troppo difficile raggiungere, e poi erano di aspetto cespuglioso, erano alte un metro e mezzo, due metri, non di più, ma da esami fatti da noi, con età risalenti anche oltre un secolo. Immaginate quindi la situazione. Se vedete, si vedono dei gradonamenti risalenti a lavori, probabilmente tentativi di rimboschimento fatti in passato per cercare di costituire l'ambiente, ma anche al gradonamento, al sentieramento dovuto al pascolo intensivo. Queste macchie sono di faggio e di ginepro rimaste dalle utilizzazioni del pascolamento precedente. Questo è il solito vallone con la collocazione di alcune piante. Vedete che razza di ambiente
questa pianta sia sopravvissuta. Questo è quando abbiamo ripetuto l'inventario all'inizio degli anni 90, c'è stato un minimo di evoluzione grazie all'istituzione di un parco regionale che è diventato una riserva integrale, cioè una riserva intoccabile, proprio per proteggere questo abete e molti altri endemismi siciliani. Oggi, oltre a tutti questi fattori avversi ambientali di origine biologica e anche climatica e fisica, quindi, si aggiunge anche l'effetto del riscaldamento globale. Qui c'è uno schema molto efficace della collocazione rispetto alle fasce fitosociologiche dell'abete di questa piccola popolazione che si estende, ripeto, su 150 ettari e di cui rimangono solo 29-30 piante adulte. Il grande pericolo oggi, come vi dicevo, è rappresentato dallo spostamento delle isoterme verso l'alto, cioè con il riscaldamento globale, con il riscaldamento del clima, le fasce climatiche tenderanno e stanno già tendendo a spostarsi verso l'alto, modificando quindi il microclima, modificando l'ambiente, modificando anche le condizioni ideali per la sopravvivenza dell'abete, per la germinazione dei semi, ad esempio, per la sopravvivenza delle piante rimaste, che non troveranno più la possibilità di migrare verso l'alto, di scappare, potrebbero essere nella situazione di dover estinguersi se non si trovano altre forme di adattamento. Cioè, non hanno una via di fuga. Qui, per fortuna, le tecnologie si sono avanzate in questi decenni, si vedono dei modelli di scenari climatici per il futuro, elaborati dall'Organizzazione Mondiale per il Clima. E questo estratto ci mostra la situazione attuale della distribuzione degli abeti in Italia, in base alle caratteristiche climatiche, quindi lo stato attuale, e qui vediamo due differenti scenari di diversa intensità. Uno dovrebbe essere intorno ai 2 gradi di media di aumento della temperatura di qui al 2050, qui invece va un innalzamento, si prevede un innalzamento di circa 4 gradi. Come vedete, la reale, ideale, ottimale per la specie si ridurrà notevolmente, già solo con l'intensità intermedia. Figuriamoci poi per l'intensità più elevata. Praticamente si ridurrebbe questo areale a poche chiazze intorno ai monti dell'Abruzzo, della Laga e Sibillini, e poche chiazze intorno all'abetone e all'Appennino, al confine con le Alpi e l'Appennino Ligure. In Sicilia addirittura i pochi segni spariscono totalmente. Se si scende nei particolari, ecco, abbiamo ripreso la distribuzione attuale. Per prudenza ci siamo attenuti al cambiamento sotto una pressione intermedia della temperatura, e questa è l'area del vallone della Madonna degli Angeli, come dovrebbe verificarsi, che dovrebbe vedere il mutamento climatico nei prossimi 20-30 anni. Qui vediamo lo stato attuale, ecco la situazione ancora favorevole, relativamente favorevole, e qui vediamo come il mutamento del clima porterebbe l'abete a essere fuori dalla sua ottimale. Nello stesso tempo sono state fatte analisi genetiche che mostrano, tuttavia, nonostante siano solo 30 individui, il numero minimo limite per cui una specie può essere dichiarata quasi estinta, mostra tuttavia una grandissima diversità genetica. Questo probabilmente è dovuto al fatto che le piante sono i residui di un'antica popolazione e sono rimaste molto sparse, molto lontane tra di loro, conservando quindi la diversità abbastanza rappresentativa di che era l'antica popolazione, una diversità al pari di quelle di popolazioni molto più estese dell'abete bianco presente in Calabria, il famoso abete bianco di Serra San Bruno
o della Sila o del Gariglione. Questo ci ha fatto pensare che forse era possibile ristabilire una dinamica della popolazione e garantire la sua sopravvivenza. Quindi già a partire negli anni 90-92, quindi anche con una certa preveggenza, fu stabilito di partire, di avviare un esperimento della di cosiddetta migrazione assistita. Ecco, mi ero dimenticato, avete visto in che situazione era anche il terreno in quella zona. Oggi è sicuramente migliorata dopo qualche decennio, ma le poche piante sopravvissute non possono riprodursi più di tanto in situ, cioè non possono disseminare, primo perché si autoimpollano, più che altro tendono ad autoimpollinarsi e quindi molto seme è vano o c'è una forte azione di inbreeding, cioè di autoincrocio. E inoltre gran parte di questi semi tende ad essere vana. Un'altra cosa che poi va detto, che molto poche queste piante sono in grado di produrre coni, di produrre pigne. Solo una piccola parte ha raggiunto lo stato di maturità e la sufficiente forza per produrre del seme. Quindi. E quindi anche la variabilità prodotta da questa popolazione non è elevata. Ecco perché decidemmo all'inizio degli anni 90 di fare un esperimento, direi unico, di migrazione assistita. Vedremo poi che cosa si tratta. Che questo esperimento è risultato in varie fasi, con l'effettuare un inventario di quello che ancora c'era rimasto in vita in situ. La replica, si è deciso di fare una replica clonale dell'intera popolazione, in fondo 29 genotipi, cioè 29 piante, potevano essere facilmente raccolte e riprodotte per innesto abbastanza facilmente. Poi, di qui, tenute le copie per innesto, abbiamo pensato che si dovevano costituire degli arboreti da seme di innesti, cioè delle piantagioni da frutto per produrre seme sufficienti in quantità, in qualità, che arboreti che favoriscano il massimo incrocio, il massimo scambio di informazione genetica casuale tra le varie piante, cosa che in Sicilia non avrebbero potuto avere facilmente, in maniera tale da avere seme dotato di grandissima variabilità genetica. Nel frattempo siamo andati avanti con analisi genetiche sia non solo sulla popolazione originale, ma sulle generazioni via via prodotte, proprio per controllare la variabilità e la diversità prodotte. A un certo punto questo feto ha cominciato a produrre semi, un anno dopo l'altro. Ogni volta un genotipo, cioè una pianta originaria, un clone di queste piante originarie, si è aggiunto agli altri nel produrre coni, nel produrre pigne. Cosa importante perché ogni anno aumentava la variabilità che veniva trasmessa al seme prodotto. La variabilità, come sicuramente saprete, è la garanzia principale di una popolazione per sopravvivere alle possibili avversità. È come in una banca o in un investimento finanziario, più si fraziona il rischio in tanti rivoli, in tanti investimenti, più facile è conservare il capitale. In natura avviene lo stesso, più la specie è variabile, più variabilità a livello di individui conserva, e si potranno perdere con delle avversità, ma la maggior parte sopravvive, dato il capitale di informazione genetica che la specie vuole osservare. Con la produzione di piantine abbiamo potuto così avviare il vero esperimento di migrazione assistita, cioè stabilire in habitat particolari, prescelti proprio per le caratteristiche future e presenti, per il loro
contesto microambientale favorevole all'abete, abbiamo potuto stabilire questo esperimento di migrazione assistita. Questo esperimento è sempre stato realizzato quindi in due fasi. Uno, l'arboreto da seme, che è stato costituito qui a portata di mano, nel vivaio di Pomaio, di cui sicuramente molti conoscono anche l'ubicazione. E l'altro esperimento, quello che è realizzato con i figli di questo arboreto, è stato realizzato a Via Maggio, non lontano dal passo di Via Maggio, grazie alla collaborazione con l'ex Corpo Forestale dello Stato e oggi Carabinieri Forestali. A questo punto, nel corso delle varie produzioni, generazioni di seme, si sono già piantati tre lotti di piantine prodotte dall'arboreto e già oltre metà dei genotipi che fanno parte del corredo della popolazione trapiantata qua in Toscana, 12 genotipi, sono già praticamente la metà di tutta la popolazione che già producono seme e tutti gli alberi in ogni caso producono già polline. Qua l'informazione genetica si sta rimescolando producendone di sempre nuova. Tra l'altro la fama, diciamo, di questo esperimento si è estesa un po' anche all'estero, è sotto osservazione un po' da tutti e primi fra tutti i francesi, che si stanno preoccupando di introdurre nel loro paese nuove specie per far fronte al cambiamento del clima, hanno chiesto di collaborare ad esempio per estendere l'esperimento anche alle loro latitudini, cosa che a noi non pare il vero di fare, proprio perché ci permette di vedere i risultati del nostro lavoro. Cosa è la migrazione assistita? È una tecnica che è stata inventata e applicata in larga scala in Nord America, soprattutto da Stati Uniti e Canada, quando si sono resi conto appunto dello spostamento delle fasce climatiche. Molte popolazioni, soprattutto quelle meridionali più a rischio, stavano scomparendo e quindi hanno cominciato ad attuare delle strategie, almeno per alcune specie, come per esempio il larice occidentale, il Pinus ponderosa e la torreia della Florida, hanno cominciato a spostarle, proprio perché a causa dello spostamento delle isoterme troppo veloce rispetto ai ritmi naturali e alla capacità di una specie di migrare, hanno deciso di applicare tecniche di migrazione assistita. Questa si può prendere diversi nomi: migrazione assistita, trasferimento gestito, traslocazione, flusso genico assistito, ce n'è di tutti i colori e di tutte le varietà e varianti. Si può applicare sia a piante che animali. La cosa che caratterizza una migrazione assistita è che è l'atto di spostare consapevolmente una popolazione proprio allo scopo di rinsanguare o di preservare il gene pool, cioè il corredo genetico della popolazione, ai fini di poi di poterlo utilizzare per salvaguardare la specie e aiutarla a migrare. Anche un rimboschimento, se fatto di criteri, può diventare una forma di migrazione assistita. L'habitat di destinazione può già avere ospitato la specie in futuro, ma può anche non averla mai ospitata. L'importante è che abbia i requisiti bioclimatici per poterla in maniera autonoma. Passiamo ora alla seconda fase, appunto, di questo esperimento che abbiamo visto. Ecco, qui siamo nella fase iniziale di innesto, cioè Fulvio Ducci, per esempio, è andato in Sicilia con l'aiuto del corpo forestale locale, del parco regionale, eccetera, ha prelevato le marze, cioè rametti da ogni singola pianta del vallone della Madonna degli Angeli e delle altre zone. Questi rametti sono stati innestati nelle serre del nostro istituto qui ad Arezzo, qui vedete gli innesti appena fatti, allevati fino a che non hanno raggiunto l'autonomia per sopravvivere e poi trapiantati nel vivaio di Pomaio, dove è stato costituito poi
questo arboreto. Qui siamo agli inizi, nel 1995, qui vediamo le prime piante che cominciano ad affermarsi, che hanno già i caratteri, si vedono benissimo i caratteri dell'abete dei neri, con quegli aghetti corti, smussati. E qui finalmente nel 2000 c'è stata la prima produzione di una pigna, che direte voi, che cavolo è? Sembra poco, ma non è niente, perché normalmente un abete produce le prime pigne a 40-50 anni. Qui dopo 8 anni dalla piantagione avevamo già le prime pigne. Perché? Perché la marza, cioè l'innesto effettuato, portato dalla Sicilia, aveva in sé l'età e lo sviluppo fisiologico già per produrre dei fiori e dei frutti. Qui siamo nel 2012 e già vedete come gli innesti sono cresciuti con vigore. Questo signore, tra l'altro, è un editore, giusto una curiosità, un editore scientifico tedesco, collezionista di abeti. Lui colleziona presso la sua casa in Germania tutte le specie di abeti e ha fatto il viaggio apposta qui per avere in dono alcune piante di questa abete. Qui vediamo l'arboreto, una parte dell'arboreto all'attualità. Vedete la bellezza di questi abeti, veramente belli anche dal punto di vista estetico, e se ci fate caso vedete anche le pigne che quest'anno hanno dato una grandissima produzione di semi. È stata un'annata di pasciona, come si dice in termine tecnico, cioè una fortissima produzione che ciclicamente avviene ogni 5-6 anni in quasi tutte le piante, che ha permesso di raccogliere grandi quantità di seme, e quest'anno appunto di darlo ai colleghi francesi per poter continuare l'esperimento. Qui si vede la collocazione da satellite del vivaio di Pomaio, addirittura si vedono le singole piante più o meno sviluppate, con la prima generazione di innesti, una seconda generazione di innesti, ne è stata fatta anche una terza che è stata piantata lì in vicinanza di Via Maggio. Nel frattempo, come vi dicevo, vengono effettuate analisi genetiche di monitoraggio della variabilità prodotta, perché permettono di osservare la struttura genetica dei pool prodotti appunto dalle varie annate di pasciona, permettono di individuare varie fonti di inquinamento genetico da polline esterno, cioè di polline di altre specie non voluto, di individuare agli impollinatori, di individuare anche chi sono i padri, cioè le piante che hanno ha contribuito a determinare la nascita di quella piantina, e quindi programmare le successive sperimentazioni. Nello stesso tempo si fa un'analisi anche di monitoraggio fenologico, vale a dire si va a osservare l'entrata in vegetazione delle singole piante, e soprattutto per quanto riguarda noi, per gli aspetti genetici, andiamo a esaminare quali sono i momenti, i tempi che ogni pianta, ogni genotipo impiega per produrre polline o per far maturare le pigne, perché da questo dipende l'impollinazione e la fecondazione che porta poi alla produzione di semi. Il tutto è stato fatto con metodi ormai standardizzati nell'ambito di progetti europei. Tra l'altro si sono fatte, e è previsto di continuare a fare, analisi anche sulla fenologia, cioè sull'attività del cambio, che è uno degli indicatori più precisi per indicare quando le piante entrano in vegetazione. Il cambio è il tessuto, vedete questo straterellino di 3-4 cellule, che produce ogni anno l'anello di legno. Qui vedete l'anello in corso di formazione, e via via che diventa più rosso è il legno che via via si è formato, si è differenziato e ha dato origine e dà origine appunto all'anello dell'anno. Da quest'altro lato vedete un'altra fila di 3-4 cellule, che è il fellogeno, e produce invece la corteccia. Ogni anno si fa quindi un anello di legno e un anello, questo piccolo tessuto, sono pochi
pochi micron, come potete immaginare. È capace di produrre un anello di accrescimento del legno e un anello di accrescimento, diciamo così, della corteccia, che si spacca verso l'esterno. Questo permette anche poi di studiare le fasi e i tempi di formazione e differenziazione del legno, quindi di studiare bene la fenologia della xilogenesi, cioè della genesi del legno. Come vi dicevo, negli anni in cui la produzione è maggiore, si raccolgono i semi e si producono piantine. Qui vedete come semi vitali, si vede l'embrione, questa è una prova di taglio, si vede l'embrione bello, vitale, verde, il seme pieno, e molti però sono ancora i semi vani, cioè che non sono stati raggiunti da polline e non c'è stata produzione. Tra l'altro il lavoro è reso anche difficile dalle avversità. Sapete, abbiamo parlato l'anno scorso dei pesti, delle nuove pesti. Ecco, qui vedete in pratica cosa succede. È arrivato il Leptoglossus occidentalis, quell'insetto che ha distrutto i pinoli nelle nostre pinete, ma attacca tutte le conifere. E alcuni anni fa ha attaccato anche la produzione di seme del nostro arboreto. Quest'anno, per esempio, c'è stata pasciona, ma non c'è stato attacco Leptoglossus, o perché il clima non era adatto al suo sviluppo, perché finalmente sono arrivati i predatori che lo tengono sotto controllo. La migrazione assistita poi, come vi dicevo, è continuata e a partire dal 2008 con le piante prodotte si sta costituendo a Via Maggio questo esperimento, che è diviso in due sottoesperimenti, perché una parte delle piante, metà delle piante, viene messa in campo aperto. Qui siamo nella stessa località, a distanza di poche centinaia di metri, stessa esposizione, stessa quota, stesso bosco, ma qui siamo in campo aperto, qui siamo invece in copertura soprattutto di castagno e faggio. Tutto viene mappato. Qui c'è l'esperimento in campo aperto, naturalmente più sistematico il disegno sperimentale, e di qua invece le piante vengono distribuite a seconda della disposizione rispetto ai castagni e ai faggi. Lo scopo di differenziare le due cose è di vedere il comportamento dal punto di vista genetico, di sopravvivenza, di accrescimenti, di fenologia dell'abete nelle due situazioni di sé. Ma anche lo scopo finale, che una volta che la popolazione si è messa in movimento dal punto di vista evolutivo e dinamico, far sì che siano il gene pool della popolazione sia sottoposta a un'attività più ampia possibile di sollecitazioni ambientali in maniera da stimolare la sua diversificazione. Nel frattempo continuano le generazioni e di riproduzione di integrazione, ripascimento dei cloni in maniera tale da avere sempre a disposizione un numero sufficiente di piante innestate per sostituire i morti, le fallanze negli arboreti, ma anche per integrare con l'informazione genetica originaria siciliana le nuove popolazioni che abbiamo costituito. Qui vediamo alcuni aspetti degli anni successivi. Le piante stanno crescendo, anzi sotto copertura sembra che crescano anche più velocemente, come è tipico per tutti gli abeti quando si trovano in mezzo al castagno. Vedete qua alcuni aspetti. Cioè, sono lavori di pazza che richiedono molte generazioni di ricercatori. Negli anni 60 io non c'ero, avevo 5 anni, c'era prima di me chi ci ha pensato a fare i primi inviari. La mia generazione ha prodotto questo, i miei colleghi che mi succederanno o che già mi hanno succeduto si occupano di gestire ancora queste popolazioni, ma anche di approfondire le analisi genetiche e fenologiche su queste popolazioni, e potranno raccogliere una quantità di dati. Qui c'è uno schema che riassume l'esperimento, quindi la popolazione delle Madonie sottoposta, evolutasi
a fronte dei fattori ecologici presenti nelle Madonie, la migrazione effettuata, il trasporto e l'impianto dell'arboreto da seme, dove chiaramente anche qui polline, semi, genotipi originari, eccetera, sono comunque sottoposti ai fattori climatici e microambientali della nuova zona. Quindi anche qui ci saranno delle influenze sulla formazione e sulla vitalità del seme e su quello che accade dal punto di vista genetico. Nuova migrazione di questo materiale prelevato da qui e sua collocazione nei due campi sperimentali che vi ho detto. L'esperimento sotto in campo aperto e quello sotto copertura. Ha una quota superiore rispetto a Pomaio, in un contesto sicuramente diverso, ha una latitudine chiaramente diversa rispetto a quella originaria, e quindi nuovi fattori che agiscono sul gene pool trasferito. È chiaro che lo scopo è qual è? Quello di avere delle dinamiche evolutive che apparentemente sulle Madonie erano estremamente ridotte, potenzialmente veramente ridotte, che piano piano tendono a riaumentare, a riprendere, a prendere l'abbrivio e poter ricostituire quindi una popolazione dinamica. Io qui ho parlato, come avete visto, molto chiaramente di fattori che variano a seconda delle varie zone, fattori ecologici che possono essere climatici, di suolo, di organismi presenti, di competizioni con altre specie o di interazioni con altre specie, possono essere anche interazioni favorevoli. Il rischio a cui una migrazione assistita espone una specie deriva essenzialmente dagli effetti epigenetici, cioè eventi, cambiamenti molto stressanti che agiscono sul genoma di una specie o di un singolo individuo possono determinare dei cambiamenti a livello di informazione genetica contenuta nell'individuo e nelle sue cellule, possono produrre delle piccolissime varianti o variazioni che in alcuni casi possono diventare ereditabili. Cioè, in genere si verificano su singoli individui, per cui un individuo può soccombere o può sopravvivere grazie a queste variazioni epigenetiche, ma se la mutazione o il cambiamento avvengono a carico o all'interno dell'infiorescenza o dell'infruttescenza o avvengono a livello di polline, la variazione può trasmettersi geneticamente e passare alle generazioni successive e quindi influenzare la struttura genetica, il rischio che si venga influenzata la struttura genetica adattativa anche del materiale. In genere queste modifiche avvengono sulle proteine cromatiniche che circondano e che fanno sì che il DNA, i filamenti di DNA presenti nel genoma dei cromosomi, assuma quella forma a gomitolo che poi è la cromatina. Le proteine istoniche, cioè le proteine che fanno cioè che compongono, di cui sono composti gli istoni, che sono queste proteine collegate al funzionamento alla messa in funzione dei geni, se vengono modificate o subiscono stress, possono determinare a loro volta il mancato funzionamento, oppure modificare il funzionamento e quindi l'espressione di alcune porzioni del genoma. Questo è il rischio che può colpire un materiale genetico e che è esposto a un forte stress o a un evento, una sollecitazione molto forte. È un po' quello che succede in tutti gli esseri viventi, anche nell'uomo. Oggetto di studio, i meccanismi epigenetici a carico del DNA possono avere cause
o determinarsi durante lo sviluppo nell'utero, ad esempio, diciamo, nell'utero, e determinare quindi delle mutazioni, possono essere indotte da fattori chimici, da farmaceutici, dall'età o altri danni, dalla dieta, ad esempio, e provocare poi delle conseguenze sull'informazione genetica che possono portare a mutazioni cancerogene, malattie autoimmuni, disordini, sono esempi, disordini mentali e altre malattie. Ma possono essere anche delle mutazioni favorevoli, quindi che possono essere facilmente utilizzate. Un caso tipico, per esempio, si è verificato, è stato riconosciuto sull'abete in Norvegia. L'abete in Norvegia, dove era stata importata una popolazione tedesca, quindi molto più a sud, portata qua su in Norvegia, e si è visto, analizzando il comportamento delle piantine nate da seme, che rispetto alla data di formazione delle gemme, che è implante in un ambiente freddo come quello norvegese, deve avvenire, siccome è influenzato dal cosiddetto fotoperiodo, cioè dalla durata del giorno, l'induzione di questa formazione e finale delle gemme che poi entreranno in funzione l'anno successivo, la popolazione iniziale trasferita nella Norvegia centrale conservava ancora un comportamento tardivo rispetto a quello che era necessario alla Norvegia centrale, un comportamento tardivo conforme a quello che era il clima originario tedesco. Questo è determinato geneticamente. Ma già la seconda generazione, cioè piante nate da seme di questa popolazione qui, già mostravano dei cambiamenti che avvicinavano la formazione delle gemme come date a quelle delle popolazioni originali presenti in quella zona di norvegesi. Quindi c'è stato uno spostamento delle date, un'anticipazione delle date definita geneticamente, che ha fatto sì che la popolazione tedesca si sia in due generazioni, alla seconda generazione, già adattata al clima e al fotoperiodo vicini al ciclo polare artico. Questo lascia ben sperare, perché fa sì che il genoma della popolazione tedesca, che forse è più adatto in funzione del cambiamento climatico, si sia adattato tuttavia a un fattore ambientale che non si può controllare, qual è il fotoperiodo. Quindi già mostra come la capacità ci sia questa capacità di modificare, grazie anche a questi effetti, questi meccanismi epigenetici, di modificare il genoma. Quindi possono essere non solo negativi, e in questo caso, se sono negativi, gli organismi non adatti vengono eliminati dalla selezione, ma possono permettere la sopravvivenza di quel gene pool, di quella varietà tedesca, anche alle latitudini più elevate, dove altrimenti sarebbe scomparsa in poco tempo. Quindi, arrivando alla conclusione, si dice che si può dire questo, si può affermare questo. Innanzitutto, è il primo esperimento che viene fatto a livello così diciamo a livello di modello, di studio di un modello in Europa. E questo si può anche riscuotere, si può anche averne la conferma grazie al successo riscosso e alle richieste avute non solo da Fiesi ma anche da altri per quanto riguarda i dati prodotti. È senza dubbio un esperimento di lungo termine, quale comunque da sempre sappiamo noi forestali è la caratteristica dei nostri esperimenti, ma è anche il bello di poter passare la fiaccola da una generazione all'altra. E è una palestra per studiare gli effetti dei cambiamenti del clima. Inoltre,
l'epigenetica non modifica il DNA, cioè permette di mantenere comunque il gene pool iniziale, l'informazione genetica iniziale, e il gene pool originario quindi è salvo. Si riproduce con un livello di breeding, con un livello di scambio di informazione genetica più ampio che se fosse rimasto in situ, cioè nella popolazione naturale, e già dimostra una dinamica. E quindi il modello abete siciliano può essere ripetuto per preservare ex situ anche altre popolazioni di altre specie che si trovino a rischio in questo momento. E ce ne sono tante, ripeto, nel sud Italia, dove le fasce climatiche stanno risalendo vistosamente. Quello che invece vorrei sottolineare è che i problemi più grossi non derivano dalla natura, dal cambio climatico, eccetera, ma derivano dagli aspetti burocratici. Faccio un esempio: la collezione di Pomaio è in un vivaio che appartiene alla regione. Era stato dato in uso sotto la responsabilità della provincia. Con l'abolizione delle province non sappiamo più effettivamente a chi rivolgerci per poter rinnovare le convenzioni, per poter gestire e per poter continuare a usare questo arboreto, che ripeto è di importanza non solo europea ma direi anche mondiale, per esempio, che tutti vengono a vedere, e non riusciamo ormai da alcuni anni a sapere né a capire con chi è la convenzione per poter gestire questa preziosa risorsa. Se qualcuno fra gli ascoltatori, fra chi ha potuto vedere questa presentazione, sa suggerire o è nella posizione giusta per poter dare una mano a risolvere questo problema, avrebbe veramente avrebbe fatto una cosa veramente meritoria, perché corriamo il rischio di perdere tutto questo capitale e tutto questo lavoro. Io ringrazio tutti, soprattutto ringrazio il mio gruppo di lavoro, di cui vedete i nomi qui, ringrazio il Parco Naturale Regionale delle Madonie, in ogni caso la Regione Toscana e soprattutto tutto il personale della ex provincia di Arezzo, l'Ispettorato Forestale di Palermo e non ultimi i Carabinieri Forestali di Pieve Santo Stefano, perché sono loro che gestiscono i terreni su cui abbiamo l'esperimento. Qui potete vedere due fotografie che si assomigliano molto. A sinistra il Parco delle Mie, a destra la zona di Via Maggio dove abbiamo gli abeti. Sembra di essere nella stessa zona. Grazie per l'attenzione. Grazie, dottor Ducci, grazie Fulvio per questa interessantissima esposizione che insomma ci ha insegnato tante cose e ci ha fatto sorgere anche delle domande. Io per ora non vedo però chat in linea, quindi attendiamo un attimo, poi semmai te ne faccio una io che mi è venuta in mente durante la esposizione. Devo dire che è un lavoro, insomma, un lavoro di grande impegno e che si capisce che abbia anche incontrato degli ostacoli di tipo burocratico, perché in questi casi c'è sempre da aspettarselo. Non ci sono domande. Beh, intanto te ne faccio una io. Vorrei sapere se al di là dei cambiamenti climatici, della burocrazia, ecco, quali sono le insidie maggiori per l'impianto, ma proprio per la specie in sé, di tipo, che so io, batterico, chimico, e eventualmente quali sono i rimedi?
Dunque, per quanto riguarda la popolazione rimasta, cioè quella originaria siciliana, sicuramente mani, nel senso che gli siciliani ne sono ben consapevoli di avere veramente una grossa responsabilità. Il problema è che ci troviamo in un ambiente mediterraneo, con tutti i problemi che questo comporta. Cioè, l'ambiente mediterraneo è caratterizzato da un clima già di per sé estremamente variabile. Non c'è mai una volta, un anno uguale all'altro. Gli estremi là del cambiamento del clima ci sono sempre stati e sempre ci saranno, anzi si vanno ad acuirsi. Quindi ci sono problemi quindi di ordine soprattutto fisico, no? Legato all'alzamento delle temperature, la riduzione di umidità, sia delle precipitazioni sia quella dell'aria. Poi l'inaridimento porta a un maggior rischio di incendi, quindi al rischio di una maggior frequenza di incendi che già negli ultimi decenni spesso sono arrivati al limite della popolazione. Per ora non vedo problemi di ordine biologico laggiù in Sicilia, può esserci qui da noi, che possono derivare sia da malattie fungine, come si è verificato per l'abete bianco locale, sia a causa dell'eccessivo carico di ungulati delle nostre foreste, per cui ci vorrà anche qua su un'attenta sorveglianza. Non so se avete notato che tutte le piante, ognuna è stata protetta con delle reti singole per ogni pianta, no? Ma anche queste vanno mantenute, tenute in piedi, sostituite, sorvegliate, e tutto questo richiede comunque un certo impegno. Per ora abbiamo un po' l'istituto da noi, un po' i carabinieri forestali che ci danno una mano. Cioè, molto è basato anche sulla passione delle persone, perché tornando alla burocrazia, lei presidente viene comunque dall'università e dalla ricerca, sa bene che quando abbiamo un progetto di ricerca, se non è focalizzato esclusivamente su quella co date cose, su quei dati argomenti, i fondi non possono essere distolti per, ad esempio, per supplire in mancanza di fondi per curare l'abete. Certo. Faccio un esempio. Per cui diventa difficile lavorare in queste condizioni. Quindi io vedo più i rischi, perché se la popolazione è dinamica dal punto di vista biologico, è mantenuta in mescolanza con altre specie e quindi ha una dinamica non soltanto genetica, ma anche ecologica. Non c'è popolazione che non si salvi. Mi spiego. La variabilità è elevata, mentre i rischi derivano sono più questi di origine antropica, Ho capito. in senso figurato. Sì. Oh, ci sono varie domande nel frattempo, sono arrivate varie domande. Allora ti pregherei di risposte concise nei limiti del Sì. possibile, perché siamo abbastanza avanti col tempo. La prima è: qual è oggi la situazione nelle Madonie, ad esempio, per numero e sviluppo degli individui? Romano Conti. Sì, allora, gli individui grosso modo sono rimasti sempre quelli. Al tempo, io è tanto tempo che non ci torno, però al tempo in cui facevo i sopralluoghi per l'inventario, sembrava che alcuni individui da rinnovazione, come si dice, cioè da piantine nate da seme, potessero affermarsi sotto le piante più grosse. Io ne trovavo sempre comunque molte che dopo qualche anno erano rimaste secche. Quindi evidentemente c'è qualche fattore microclimatico o gelate tardive o siccità estive che le fa morire.
D'altronde sono delle pietraie spaventose. Si può sperare che la situazione migliori in situ, perché il faggio comunque sta a crescere, molte di queste piante lasciate in pace lo stesso hanno ripreso un accrescimento, e in più forse la sorveglianza è migliorata, per cui si riesce un po' a controllare anche soprattutto il pascolamento di capre e altri animali. Seconda domanda, eccola. Carla Masetti, ci sono evidenze nella specie di fenotipi più resistenti ai cambiamenti climatici per adesso? No, per il momento no. Anche perché è un abete, comunque è un abete, cresce a 1800 metri di quota, dove le precipitazioni comunque ci sono, e soprattutto fruisce dell'umidità che quotidianamente a certe ore sale dal mare, e questa è una cosa importantissima. Ancora una domanda del dottor Conti: ci sono paralleli tra la situazione del Nebrodensis e quella del pino loricato? Sì, anche il pino loricato, per quanto cresca in una zona a maggiore altitudine e in zone più, forse più nevose, è un pochino nella stessa situazione. Ma là comunque la popolazione prima di tutto è più resistente. Il pino è molto più robusto rispetto all'abete, e potenzialmente lì la rinnovazione, cioè il rigenerarsi della popolazione, è molto più dinamico e più forte. Bisogna pensare che lì il pino loricato è ridotto di distribuzione, è ridotto come area, perché è stato il pascolo e gli incendi che l'hanno ridotto. Ma altrimenti, se si desse il via libera, si potrebbe riespandere tranquillamente. In più ci sono i miei colleghi del nostro istituto, e anche con altri chiaramente, della sede di Cosenza, che da anni lo stanno studiando, e anche lì hanno intrapreso delle attività di micro espansione delle popolazioni, proprio con micro attività di migrazione a livello locale. Poi c'è ancora una domanda, io spero di pronunciare bene il cognome, Tony Chahine, credo. Qual era il tasso di germinazione dei semi nel vivaio? Allora, inizialmente era meno del 10%, oggi è salito intorno al 30%, 30-40%. Ecco, qui dipende a seconda della pianta madre da cui è stato raccolto. Bene, non ce ne sono altre domande, mi sembra, e quindi direi che è stata veramente una bella conferenza, ti ringrazio molto e ti do appuntamento alla prossima, che ci sarà sicuramente, perché ti ricontatterò per una nuova più avanti, insomma, dato che sei sempre molto disponibile, io ne approfitto volentieri. Ti ringrazio, ringraziamo il dottor Ducci, e prima di chiudere ricordo ancora che questa videoconferenza sarà rivisitabile su Facebook, su YouTube e anche nel sito dell'Accademia Petrarca, www.accademiapetrarca.it, e che il prossimo appuntamento è per il 9 aprile, venerdì alle 17, con il professor Luigi Fienga, che parlerà di Dante che incontra Manfredi nel terzo canto del Purgatorio, ai versi 103-145. Grazie, buonasera a tutti e alla prossima. E buona Pasqua. Grazie, buonasera, buona Pasqua.